Non se ne può più, io non so cosa bisogna fare oggi per pescare un poco di soldi, non lo so. Ma come, io gestisco il potere. Io sono Sua Eccellenza, un magistrato, e non riesco a cavare un ragno dal buco. Non mi... Ma tieni, ora mi avvio a rubare, io mi avvio a rubare, ora a rubare, mi avvio. Ora io, il primo che arriva, ora che c'hai la prima causa, io ci domando i soldi. Cioè, Giovanotto, io ti rovino, se tu mi paghi, diventiamo alleati, diventiamo amici, perché non si può fare. Tanto, che mi interessa? Mi mandano l'avviso, vabbè, ci dice, uomo avvisato è mezzo salvato. Bene, questa è la prima causa, ecco. Allora, ecco qua. Causa ammazza la quaglia contro la puzza. E chi è sto ammazza la quaglia? Di che sono fatto dare i soldi sto ammazza la quaglia? Causa di invalidità civile. Che è un pensionato, eh? Che ci posso domandare i soldi a un pensionato? Sì, ci domando. Non stai furtendo, ci domando. Questa è la prima causa. Ammazza la quaglia, venga avanti! Ora, ma che calare la visera, non devo guardare in faccia a nessuno. Che ci dico, signor, ammazza la quaglia, abbiamo i carte in terra, qua ci vogliono i soldi. Qua ci vogliono i soldi, perché se non ci sono i soldi, lei non potrà fare niente. Ammazza la quaglia. Signor giudice! Venga, Maria Santissima! Che? Aiuto! Che? Il mostro dell'Loch Ness, no, chi è? Jack lo squartatore, chi è? Si calmi! Fa corro, vado indietro, si calmi, signor. Sono ammazza la quaglia. Ammazza la quaglia! Sono io, ammazza la quaglia! Ma ti scantare, scusa! Ma come? Mi ha chiamato lei! Ma io mi aspettavo un cristiano! Perché io che cosa sono? Mi scusi! Che lei chi è? Un cristiano? Pare spaccio d'azza lisa, pare! Ma che sta dicendo? Ma prego, prego! Grazie, signor giudice! Oh. Aspetta un attimo! Non si può apparecchiare tutto! Che lei. Cosa? 50 euro! Come? 50 euro! 50 euro? Che cosa deve fare? Scusi, 50 euro perché scusi, scusi, intanto non si dimentichi che sono io, che sono l'autorità, che sono Sua Eccellenza, che sono un magistrato. Perché realtà, intanto mi dai 50 euro, poi io ci do le spiegazioni. Ma come? Le do 50 euro così, appena entrato le do 50 Bravo, lei è entrato! Sì, adesso è entrato lei! Adesso sono entrato! Lei mi ha sentito parlare di imposta delle entrate! Imposta delle entrate, questa parola l'ha sentita dire? L'ho sentita dire, 50 euro! 50 euro l'imposta delle entrate, devo pagare. E 75, disgraziato, perché è lei che io sono un padre di famiglia, me lo dona 50, senza ricevuta, non mi domanda se ricevuta, non mi domanda se. Quindi 50 euro devo pagare l'imposta delle entrate? L'imposta delle entrate, non pare che me l'hai pigliare io, ce l'hai dato, signor La Rosa! Ah, signora Rosa! Sì, signore! Ma che significa? Mi scusi, questo va... Io lavoro e chi non si ingazza Bobbia. Quindi 50 euro l'imposta 50 delle... euro. Grazie. Lei ci ha miso. Grazie per lo sconto, eh. Mezza parola. Grazie. Non è che me lei pigliare io. Mi salvo perché non mi scordo quando a tavolo. Certo. Mi posso sedere? Prego, si accomodi. Grazie. Ah, finalmente. Si assettavo? Sì. 50 euro. Come 50 euro? Scusi. Oh, se, giovanotto, allora lei... Ma già glielo date 50 euro? Quella era l'imposta delle entrate. E che cosa? Cioè, occupazione solo pubblico. Che cosa? Occupazione solo pubblico. Ma lei non capisce, lei questa parola occupazione solo pubblico l'ha sentita dire? L'ho sentita dire, occupazione solo pubblico. Occupazione solo pubblico. E che c'entra qua solo? Che sono io pubblico. E che vuol dire? È l'occupazione del suolo, del pubblico. Pubblico non poteva chiamare a caso. 50 euro e 75. Era 75? Come sono un padre di famiglia, ma non è 50, non ne parliamo più. Avanti. Però c'ho 100 euro sani. E c'è un resto, c'è un resto, non si preoccupi. Ora c'è da un resto dei miei soldi, c'è da no, quelli sono i miei 50 euro! Questo caso i miei! No, glielo date adesso io 50 euro, come sono i suoi? Chissà su chi che c'è da la rosa? Certo, questo c'è grazie. 50 euro. Allora... Chiedi sui miei, eh? No, questi sono i miei, questo è il mio resto, io l'ho dato 100 euro! 100 euro. Allora, signor giudice... Sì? Io non so se lei ha avuto modo di capire, di vedere, o qualche... ho un piccolo difettuccio... Lei? Che difettuccio ha? Non me ne è accorgiuto, io non... In questo momento soffro un po' di acidità. Ah? Sì. E poi, insomma, ho fatto... Io voglio la pensione. Eh? Io voglio la pensione. E perché vuole la pensione? Ma perché io che ho fatto una causa con l'INPS, io voglio la mia pensione, perché ho... Che lei pensa che ci spetta di diritto? Certo, a me mi spetta di diritto. E a me mi spetta di diritto la pensione, ci mancherebbe altro. Lei è sicuro? Certo. Lei vuole in me un alleato, un amico? Sì, assolutamente. Guarda, sì. Allora ci posso dire così su due piedi? Sì. Che io me ne accorgo subito a occhio che lei... Come a occhio? Come me ne accorgo per cortesia, a occhio! Mi dice occhio a me, mi dice occhio! Capì, ma non l'avevo notato che lei... Ma passo lo sto di cannelluare, no? No, ho l'occhio di vetro! Ah, avevo l'occhio di vetro, vabbè, sì. Ma non ha importanza, che importanza ha?
Io sono qua per darci una mano. Alla mano! Alla mano! Lei vuole la mano a me? Per cortesia! Non infierisca! Ma che infierire? Che importanza ha? La mano, l'occhio, non si vede che lei è un uomo in gamba. Ah, la gamba! C'ho la gamba di legno, lei mi dice la gamba di legno! Ma dove non lei è pigliata lei, scusa, non sa cioè, dove devo prenderla completamente. Mi scusi, per cortesia. Io ho la gamba di legno, il braccio di ferro e l'occhio di vetro. 50 euro. Che cosa? 50 euro, che cosa? Ma già gliel'ho date alle 50 euro, 100 euro l'ho dato. Raccolta differenziata. Raccolta differenziata? Di che cosa? Ma perché quando lei muore pensa che lo vuole buttare tutto così a museo, scusi. Ma che cosa? Lo devono dividere, un ligno con ligno, plastica con plastica, vitro con vitro. E che cosa vuole da me? Lei paga ore e c'è miso, io ci rilascio la cosa, lei un domani ci andrà a fare la carta. 50 euro? 50 euro. 50 euro. Per la raccolta differenziata? Raccolta differenziata. Ma lei di un viene da luna e ho detto a scusi. Ma siamo sicuri di questa cifra, 50 euro? Io sono... No. Mi faccio separare. No. Ma se non so perché c'è a dire, perché fa questa cosa. No, mi scusi, questo orecchio no, da questa parte. Ah, è tutta stallatata che... Sì. Lei in me troverà un amico, ma dasti 50 euro. Grazie. Ascoltasse a mia. Grazie, allora glieli do subito, perché io questa causa la devo vincere a tutti i costi. Questa causa con l'Inps, ecco a lei, 50 ecco, 50 euro. Euro. Allora. Ora sì che stiamo ragionando. Grazie. Ora allora, sì signor stiamo giudice. Ragionando. Ecco qua. Signor giudice, io ho bisogno di questa pensione. Intanto lei chi è? Io, io sono Ammazza la Quaglia. Ammazza la Quaglia? Girolamo Ammazza la Quaglia. Girolamo Ammazza la Quaglia e lei? Fu Lamberto. Che fici? Chi? Sto Lamberto, che fici? No. Questo, lei dice, fu Lamberto. Fu Lamberto mio padre. Fu Lamberto mio padre. Suo padre ce l'ha l'occhio a lei? No, fu... Lei ha detto fu Lamberto. Fu Lamberto, sì, mio padre, fu. Suo padre? Mio padre fu. Ah, sì. Fu suo padre? No. Ora, suo padre attuale chi è? No. Questo se... Lamberto fu suo padre. No, questo Lamberto ora, suo padre è attuale... mio padre. No, questo... Lei quanto padre ha? Uno ne ho, Lamberto fu, è morto. Ma fu perché è morto. Ah, perché è morto ce l'ho accullare io, sta cosa che fu. Ma che c'entra? Non l'ho capito, io non lo sto Lamberto, capendo. Lamberto, mio padre, si chiamava Lamberto Ammazza la Quaglia. Suo padre... Mio padre Ammazza la Quaglia, come me Ammazza la Quaglia. Ammazza la Quaglia Lamberto fu. Mio padre, suo fu padre. Perché è morto, mentre mia mamma si chiama Felicia Cacciatrice. Sua madre Cacciatrice, sì. Suo padre Ammazza la Quaglia. Ammazza la Quaglia. Un porto d'armi. No, non ce l'ho. Lei se ne va a caccia senza porto d'armi. No, non ce l'ho il porto d'armi. Mi scusi. Ma lei è da arrestare. Lei se ne va a caccia senza porto d'armi. Non ci vado a caccia. Io non ce l'ho il porto d'armi perché. Lei non ci va a caccia. No. E come ammazza queste quaglie? Guarda che sugli quaglie che avevano la sua casa c'è tutto culino. E ci dice non mi sparasse. Ma che c'entra? Lei deve uscire il porto d'armi. Ma io non ne ho porto d'armi. 50 euro. No, 50 euro? Perché? E mogliamo tutto così. Ma che cosa devi? Io so, la legge è uguale per tutti. Ma perché 50 euro? Mi 50 scusi. Euro. Ma perché? Fusso 75. Ma perché cosa? Mi scusi. Come vale se ne va a caccia senza porto d'armi? Ma quale caccia? Io a caccia non ci vado. Io lei ci va a caccia. Io mi chiamo Ammazza la Quaglia, ma non vado a caccia. Allora, possiamo parlare di cose serie, per cortesia? Io abuso la forestale, Lei sarà controllato. Ma lei mi controlla, io non sono un cacciatore. Va bene. Allora, signor giudice, sì. Io ho questa causa con l'Inps. Io sì. Devo avere questa pensione. Ma lei, io sono ridotto così, io sono un eroe. Io ho fatto tutto questo mi è capitato in guerra. Io sono un eroe di guerra, a me mi spetta la pensione. Atti eroici. Atti eroici. Lei è in causa con l'Inps? Sì. Ma io qua leggo che lei non è in causa con l'Inps. Come non sono in causa? Lei qua è in causa con un certo... Sì. La Puzza. Bravo, è l'avvocato La Puzza, sì, l'avvocato dell'Inps. Avvocato La Puzza, sì, dottore, una cosa schifosa, una persona viscida. Uno cafete. Certo, sì. La Puzza. Infatti. La Puzza, un cosa futusa. Sì. Benissimo. Signor giudice, lei mi deve assicurare che io questa causa la devo vincere. No, se lei mi resteranno 50 euro... Ma per che cosa? Ah, così, per il fatto della simpatia. Ma che c'entra? Ma io non ce le ho. Ascoltasse a mia e lei ci faccio vincere la causa. Ma io non ce le ho. Quanto chiave? Mi trovo... 30 euro. A meno male che sogno un bacio di famiglia. Va, mi dà a seccare. Gliele do. Mi dà a seccare. Allora ce la faccio. Avanzo 20 euro. Che cosa? No. Allora, mi scusi. Allora, signor giudice, io con questi soldi la causa la vinco. Lei la vincerà, tranquillo. Allora, la vincerò sicuramente. Lei la vincerà stasera stessa. Stasera stessa vincerò la causa. Io ci do la sentenza che lei vincerà al massimo domani. Domani, massimo domani sera vincerò la causa. Quale domani sera? Domani mattina. Domani mattina. Vincerà. Domani mattina vincerò. All'alba. Domani mattina all'alba vincerò.
Lei domani mattina all'alba canterò la causa. Vincerò, 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 vincerò. Grazie, 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 signor Giudice. Eccellenza, grazie. Bravo. Allora, sono in una botte di ferro. Lei con me è una botte di ferro. Vediamo se vuole come viene questo signor Lapuzza. Lo consumo questo bravo, signor Lapuzza. Bravo, bravo. Deve venire a uno, oddio, l'occhio di peso, a mano di ferro, a mano di ferro e a mano di legno. Questo Lapuzza troverà pane per i suoi denti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ecco. Chi è lei? Scusi, lei entra in aula del tribunale, chi è lei? Io sono il signor Lapuzza, avvocato Lapuzza. E si sente, sape che è lei, ora ci penso io. Posso? Bravo, ci pensi lei, signor giudice. Ci penso bene, io. Bene, bene, bene. E così il sedicente invalido ci riporta in tribunale. E per tante altre volte vi ci porterò ancora in tribunale. Perché quante volte vi siete visti in tribunale? 36 cause abbiamo fatto. E quando ne ha vinto lei? Manco una. Manco una? Come? Questo, oddio, i miei colleghi magistrati non hanno raccolto la sensibilità della sua sofferenza. Ha capito? E meno male che lei inizia di 180 euro ora nelle mie mani. Grazie, signor Giudice. Non ci penso io. Benissimo. Onore, io qui la pratica dell'INPS. Mi richiesto una cosa, ma lei come non può essere sensibilizzato dello stato di quest'uomo? È un furfante. Come sarebbe? Questo è un eroe che c'ha l'occhio di vetro che l'ha appeso, la mano che l'ha appesa, la gamba che l'ha appesa. Ma è un malandrino, un furfante, un farabutto. Ma che cosa sta dicendo? Ma sono un eroe di guerra. Questo è un eroe di guerra che ha appeso la mano sotto il cinghiale del carrammato per lovarci la mina. A mina. Che c'era una mina che stava scoppiando. Lui è un eroe di guerra. Un eroe di guerra, l'occhio che l'ha donato, ha donato l'organo. Bravo. Lei lo dà l'organo. Ho donato l'organo. Magari io lo do l'organo. Lei lo dona, io gratis. Magari io gratis. Ah, bravo. Bene, quindi è un eroe di guerra. Un eroe di guerra che ha perso la gamba per salvare una vecchietta che stava salendo dall'autobus, l'ha salvata e ci è rimasto il piede sotto. Ah, così ha perso la gamba. Sì, signora, ha perso la gamba. E sentiamo, il braccio? Il braccio come la mina. La mina. C'era la mina sotto un carrammato. Sì. E io stavo, c'era stavo il braccio. Però stavo un carrammato. L'ha dato al bambino, sì, l'ha donato l'organo. Sì, signore. Bene, a me purtroppo, secondo un'indagine da me condotta per conto dell'INPS, risulta tutto il contrario. Che significa tutto il contrario? Che significa tutto niente di tutto questo, vostro onore, corrisponde a verità. Ma lei a posto del cuore chiama una patata, chiama una quattrata. Ma finiamola con questo teatrino, basta, basta. Le posso dire soltanto una cosa. Per canto mio, la pensione a questo signore non le verrà mai concessa. Ma perché, scusi, lei è un delinquente. Io faccio una sentenza, io scrivo, ci metto un timbro, la c'è da dare la pensione. Ma che timbro, che pensione, che sentenza, è un mascalzone, un delinquente. Ma come si permette? Da come si permette? Dice che non ce l'avrà mai la pensione. Ma come si permette? Signor giudice, gli domandi la testa, gli domandi l'imposta per l'entrata. Con questa buffonata. Gli domandi l'imposta per l'entrata. Muto. No, gli domandi l'imposta per l'entrata. È entrato anche lui. Paghi l'imposta dell'entrata, muto. 75 euro. Muto. Gliela faccia pagare. Come? È solo pubblico, lei l'ha pagato, è solo pubblico. Avanti, gli faccia pagare il solo pubblico. Ammogliamola. Gli faccia pagare il solo pubblico. No, lasci parlare. No, paghi. Il solo pubblico deve pagare, il solo pubblico 75 euro. Ah. E 75 euro dell'imposta dell'entrata. Facciamo dentro, facciamo dentro. Quindi lei ha fatto il furbetto. Cui? Lei. Io? Che significa? Quindi il signore è entrato, ammazza la quaglia. È entrato e lei l'ha fatto pagare l'imposta sull'entrata. Io? Sì. Io ci ho fatto pagare l'imposta. Lei mi ha fatto pagare 50 euro. E quanto ammonterebbe? Cioè, 75, però io non ho pagato i 50. Basta, stiamo vedendo, No. Ah, bene, bene. Non c'è se la non ho capito male, non c'è la lui la si è seduto non c'è la lei chiamo. Ha fatto pagare la tassa del suolo pubblico. No. Era 75, però 50. Non ce la chiamo, la pensione però non ce la chiamo. Però ha fatto un prezzo buono. Signor Lapuzza, lei è un tipo odoroso, sa, devo dire. Allora, sa che cosa le dico? Che io la denuncerò all'ordine dei giudici. Me ne vado. Lei è un farabutto. Lei pagherà il figlio di queste malefatte. Arrivederci. Hai parlato un figlio di voi? Senta, signor avvocato carissimo. La prego, cerchi di ragionare. Ci vediamo in tribunale. Senta, signor giudice. Avvocato, 180 euro. Ci vediamo in tribunale. Ma dove sta andando? Dove sta andando? Signor giudice. Non ne usciamo mai.